paesaggio è fantastico finché... Per fortuna c'è Revellato Medical Group. IG Plus Sport edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario sportivo il volley femminile. Le competizioni dedicate alle nazionali ormai si sono concluse e per l'Italia, viste come sono andate le cose, si attendono decisioni di cambiamento a livello tecnico. Nel frattempo le campionesse d'Italia del Limoco hanno disputato due amichevoli, l'ultima delle quali contro l'Itastrento, primo avversario l'8 ottobre in campionato. Entusiasmo ed emozione per la partita della memoria che ha portato le pantere della Prosecco Doc al Palasport di Longarone per partecipare alle commemorazioni dei 60 anni della tragedia del Vaillant. Il risultato finale è stato di 2-7 pari con decisione di non disputare il quinto. Ora le gialloblu sono attese dall'ultimo test, domenica Bologna-Palazzola con Bergamo, prima di cominciare a ranghi completi la settimana di avvicinamento all'esordio di campionato. Passiamo alla rugby femminile. In attesa di iniziare il campionato con le ragazze della nazionale impegnate nel nuovo torneo della World Rugby dal 13 al 28 ottobre, alcune squadre di rugby femminile si sfideranno nella Coppa Conference 2024. A questa competizione prenderanno parte in particolare le due compagini trevigiane delle Serie A Elite, Benetton Rugby Treviso e Villorba Rugby, che si incroceranno domenica 15 ottobre a Treviso. Le quattro squadre che usciranno vincitrici dalla doppia sfida di qualificazione avranno accesso alle semifinali, cui seguirà la finale per l'assegnazione del trofeo. Le quattro perdenti invece parteciperanno al trofeo Plate. Sia le semifinali della Coppa Conference che del trofeo Plate saranno andate e ritorno, mentre entrambe le finali si giocheranno in gara secca. Parliamo di calcio. In trasferta 0 punti in casa 3 grazie alla vittoria con il Breno e domenica arriva la corazzata, sino ad ora solo sulla carta, Charlins Mozzane. Questa è la situazione del Treviso che contro i friulani dovrà fare a meno di Perticone, il difensore centrale. Infatti, dopo l'espulsione ricevuta domenica scorsa, è stato squalificato dal giudice sportivo per 3 turni. Il motivo è per avere colpito a gioco fermo un calciatore avversario con un calcio. Alla notifica del provvedimento disciplinare protestava l'indirizzo del direttore di gara. Il Charlins arriva dal non incoraggiante pareggio interno con Breno. Questa partita in programma domenica al Tenny farà capire molte cose sulla vera consistenza delle due squadre. Sabato 30 settembre, domenica 1 ottobre, l'Ippodromo Sant'Artemio di Treviso ospiterà l'evento Sport Senza Barriere 2023, cultura dell'inclusione mediante l'esercizio delle pratiche sportive. 2 giorni dedicati alle diverse discipline sportive con attività dimostrative e prove pratiche per adulti e bambini. Saranno ben 24 gli sport che potranno essere visti da vicino dagli appassionati, in collaborazione con una trentina di società sportive. Nella prima giornata ci saranno anche corse al trotto con giornata gentleman, nella seconda la disputa del Gran Premio Città di Treviso Memorial Franco Fraccari. Spazio anche per i pony e per i bimbi, a cura dei Gentleman Driver Club Veneto. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Massoterapia. Il potere delle mani. Un benessere profondo. Prenotala da Revellato Medical Group.